Benvenuti anche oggi sul mio canale. Oggi vi mostro come realizzare questo facilissimo cappottino con una lana veramente fantastica. Nel tutorial vi spiego nel dettaglio anche la misura da realizzare, quindi potete realizzare questo cappottino o questa giacca in qualsiasi misura. Vi ricordo inoltre che nel momento in cui ho pubblicato questo tutorial, i materiali che ho usato sono di un'azienda di Prato che purtroppo è stata colpita dall'alluvione, quindi se preferite acquistare i materiali da loro riuscirete anche ad aiutare la situazione che stanno vivendo. Passiamo adesso ai materiali e al tutorial. Per il tutorial di oggi vado ad usare questo filato bellissimo, il Chunk Mohair. È un 65% mohair e 35% di poliammide. Abbiamo 50 grammi di peso per gomitolo ed ha una resa di 100 metri, quindi veramente una resa eccellente. Il consiglio è quello di usare un uncinetto 5,5-6,5. Io ho usato un uncinetto 7. Ora, questo gomitolo è in offerta a 1,60 euro. Per il mio progetto io ho usato 7 gomitoli, quindi 350 grammi. Ovviamente io realizzo un modello abbastanza grande, quindi per modelli un po' più piccoli ne occorrerà sicuramente un 100 grammi in meno. Ovviamente voi fate sempre il campione per rendervi conto di quanto ve ne occorre. Il colore disponibile di questo tipo di filato è sia grigio che uso io e anche il colore panna, quindi avete due colori a disposizione su gomitoli.com. Oggi 14 novembre e domani 15 novembre avrete la possibilità di acquistare con spedizione gratuita tutti i materiali disponibili sul sito gomitoli.com. Nel box informazioni sotto al video e nel primo commento vi metto il link per andare direttamente al sito web. Iniziamo la lavorazione con un anello magico, quindi io faccio una X in questa maniera. Qui ho il filo corto, qui il filo lungo del gomitolo. Entro attraverso questa X e mi aggancio così e lavoro 1, 2 e 3 catenelle. Filo sull'uncinetto e lavoro altre 2 maglie alte che saranno con la prima da 3 catenelle 3 maglie alte. Adesso una catenella, filo sull'uncinetto e di nuovo 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Una catenella e di nuovo 3 maglie alte. 1, 2 e 3. A questo punto io inizio già a tirare leggermente il filo per evitare che poi dopo non riesca più a tirarlo. Una catenella e di nuovo 3 maglie alte. 1, 2 e 3. E una catenella. Quindi abbiamo lavorato 1, 2, 3 e 4 gruppi da 3 maglie alte. Chiudiamo tirando il filo e sulla terza catenella andiamo a chiudere a maglia bassissima in questa maniera qui. Adesso guardate, abbiamo 1, 2, 3 e 4 spazi. Ora io nel primo spazio lavoro 1, 2 e 3 catenelle più una distanziatrice, quindi 4 catenelle. Filo sull'uncinetto, entro all'interno dello spazio successivo e lavoro 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Una catenella e di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Una catenella distanziatrice e di nuovo nello spazio successivo lavoro 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3, una catenella e nello stesso spazio lavoriamo di nuovo 3 maglie alte, 1,
due e tre. Una catenella e di nuovo nel prossimo spazio 3 maglie alte, 1, 2 e 3, una catenella e all'interno di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Una catenella distanziatrice e quando arriviamo nell'ultimo spazio, vedete, noi abbiamo solo una maglia alta, lavoriamo le prime 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3, una catenella e ovviamente completiamo con 2 maglie alte, sempre nello stesso spazio, perché la terza è già lavorata. E sulla terza catenella 1, 2 e 3 entriamo e chiudiamo a maglia bassissima in questa maniera qui. Ed ecco qui che abbiamo lavorato un quadrato. Adesso noi dobbiamo proseguire per circa 110 o 120 centimetri, dipende quanto volete ampio il vostro la vostra giacca o il vostro cappottino. Potete anche proseguire per 70-80 centimetri e poi arrivate alla lunghezza desiderata nei lati, che vi spiegherò man mano che vado avanti con il tutorial. Questo perché quando lavoriamo lavorando un quadrato, ovviamente la larghezza sarà esattamente uguale all'altezza, quindi se io non voglio un cappottino troppo lungo, quindi che mi vada magari troppo sui fianchi o addirittura oltre i fianchi, devo andare a fare un quadrato più piccolo. Quindi per capire meglio il procedimento potete anche andare avanti, guardare il tutorial e rendervi conto quanto lo volete ovviamente alto. Quindi io adesso entro, lavoro una maglia bassissima e faccio 1, 2 e 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro all'interno e lavoro solo 3 maglie alte. Una catenella e nell'angolo di nuovo lavoro 3 maglie alte. 1, 2 e 3 maglie alte, una catenella e di nuovo, vedete, nell'angolo 3 maglie alte. Quindi negli angoli lavoreremo sempre 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte. Invece sulla parte, vedete, laterale lavoreremo solo 3 catenelle separate da 3 maglie alte separate da una catenella, quindi entro di nuovo al centro, vedete, del lato e lavoro 3 maglie alte, una catenella e di nuovo, vedete, nell'altro angolo 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte, nel lato lavoro 3 maglie alte sempre separate da una catenella e completo l'intero giro. Quando abbiamo completato, vedete, la riga, chiudiamo a maglia bassissima sulla prima maglia alta, ricordandoci sempre di effettuare una catenella tra gli spazi. Adesso guardate, qui ho lo spazio, ovviamente inizio con 1, 2 e 3 catenelle che alla fine della riga andremo a completare con 2 maglie alte, così avremo le 3 maglie alte nello spazio. Quindi adesso dovete andare a proseguire lavorando sempre nei lati, le 3 maglie alte separate da una catenella, in ogni angolo lavoreremo 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte. Se siete delle principianti, dove dobbiamo fare l'aumento mettete un marcapunti, quindi ai 4 angoli, per non confondervi, ok? Io adesso vado a proseguire e poi vi dico quante righe personalmente ho realizzato. Allora, io ho proseguito per un totale, vedete, di 22 righe, quindi ho un quadrato di un metro, quindi di 100 centimetri. Tutti e 4 lati uguali perché noi lavoriamo, vedete, un quadrato, un vero e proprio quadrato. Siccome io ho bisogno di 120 centimetri di larghezza, se adesso vado a continuare lavorando in tondo chiaramente, quindi per tutto il quadrato, avrò anche 120 centimetri di lunghezza.
Lo voglio più lungo e quindi ho lavorato 100 centimetri, ma non lo voglio troppo lungo. Quindi adesso andrò a lavorare, vedete, solo sui lati, quindi su un lato e sull'altro, quindi creando praticamente un rettangolo. E una volta vedete che noi arriviamo alla fine della riga, chiudiamo a maglia bassissima sulla terza catenella, nodino di sicurezza, e chiaramente poi andiamo a chiudere e a nascondere all'interno il nostro filo. Adesso iniziamo su uno dei lati, non importa su quale iniziate, l'importante è che i due siano uno di fronte all'altro. Iniziamo, vedete, dall'angolo. Io entro nell'angolo, carico il filo e lavoro 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3. E qui entro e lavoro altre 2 maglie alte. Ed ecco qui. Adesso una catenella e in ogni spazio lavoriamo 3 maglie alte. E dobbiamo lavorare 3 maglie alte e una catenella in ogni spazio fino ad arrivare al primo angolo di questa riga. Quindi andate a proseguire fino all'altro, al primo angolo. Arriviamo, vedete, nell'angolo, filo sull'uncinetto, entriamo all'interno e lavoriamo le nostre 3 maglie alte. Ed ecco qui. Adesso 1, 2, 3 e 4 catenelle, giriamo il lavoro e lavoriamo, vedete, sempre sullo stesso lato, quindi entro nello spazio e lavoro 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3 e una catenella, e in questa maniera qui. Quindi adesso non giriamo più in tondo, ma lavoriamo le righe su questa parte. Una volta arrivati, vedete, a fine riga, filo sull'uncinetto, entro sulla terza catenella e lavoro una maglia alta. E quindi ho completato la riga. Adesso 1, 2 e 3 righe. E all'interno, vedete, del primo spazio lavoro altre 2 maglie alte. Ed ecco qui, una catenella, e ovviamente completiamo sempre la riga con 3 maglie alte all'interno di ogni spazio e una catenella. Arrivati a fine riga, qui ho lo spazio, vedete, e lavoro le mie 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Adesso ovviamente noi dobbiamo andare a proseguire sempre alla stessa maniera, in base a quanto vogliamo larga la nostra giacca o il nostro cappottino. Nel mio caso, se voglio arrivare a 120 centimetri, dovrò lavorare 10 centimetri dal lato e 10 dall'altro. Se invece voglio una larghezza di 110, avrò praticamente 5 centimetri, 3 righe basteranno. Quindi questo è opzionale, ok? Perché praticamente c'è chi vuole praticamente lasciare la giacca a 3/4, quindi non andremo a fare la manica, o chi vorrà fare la manica, quindi potete scegliere ovviamente come preferite. Io adesso taglio il filo, quindi arriverò a 110 centimetri totali, non 120, semplicemente lo taglio, nodino di sicurezza, e adesso sul lato praticamente opposto, vedete, quindi qui ho un lato sul lato destro, sul lato sinistro del lavoro mi aggancio e faccio la stessa lavorazione di 3 righe, quindi avrò 110 centimetri di larghezza e 100 di altezza. Quindi andate a lavorare alla stessa maniera anche sull'altro lato. Adesso guardate, stendiamo sulla parte più larga, quindi più lunga, e andiamo a piegare sia da questo lato che dal lato più in basso, in questa maniera qui, e dobbiamo lasciare un'apertura di circa 10-12 centimetri al massimo.
Quindi vedete, io mi sono aiutata con delle pinzette e lascio circa, deve essere una circonferenza di circa 25 centimetri. Ovviamente, se avete fatto la giacchetta più corta praticamente e quindi qua avrete bisogno di fare la manica, lasciate un po' più aperto. Quindi arrivate magari a 30 centimetri di circonferenza, ma anche 40, dipende insomma voi come avete deciso di fare la vostra giacca. Io lascio giusto poco, vedete, per far uscire, diciamo, la parte del polso. Quindi questo, vedete, sarà il risultato. Quindi adesso andiamo a cucire dall'interno verso l'esterno, lasciando sia di qua che da quest'altra parte, vedete, aperto. Una volta vedete che noi abbiamo cucito le due parti, andiamo a capovolgere. Quindi questa è la parte del dritto del nostro lavoro. E qui vedete sull'apertura dobbiamo andare a fare un giro tutto intorno. Quindi qui abbiamo l'apertura, vedete, delle maniche, sia di qua che di là. E qui su questa parte tutta aperta andiamo a fare un giro di lavorazione. Sulla parte dritta, quindi dopo che abbiamo capovolto, entriamo in uno degli spazi e lavoriamo le nostre 3 catenelle. Filo sull'uncinetto, entro all'interno e lavoro altre 2 maglie alte. Adesso io non lavoro la catenella, ok? Quindi 3 maglie alte in ogni spazio senza lavorare la catenella. Quindi in ogni spazio entriamo e lavoriamo le nostre 3 maglie alte. E non dobbiamo fare altro che completare l'intero giro, perché noi lavoreremo in tondo per tutto lo spazio fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Arriviamo a fine riga sulla prima maglia alta della catenella. Chiudiamo maglia bassissima. Tagliamo il nostro filo e il nodino di sicurezza e questo poi lo andiamo a nascondere all'interno. Adesso sulla parte che andrà sul collo andiamo praticamente a fare un bordo più spesso. Adesso guardate da dove ho la cucitura, io proprio giusto un 5-6 cm metto un marcapunti e facciamo la stessa cosa anche di qua e lavoreremo, vedete, solo sulla parte che andrà sul collo. Quindi iniziamo, vedete da dove ho il marcapunti, entro all'interno, carico il mio filo e lavoro solo 3 catenelle. Poi entro, guardate all'interno dello spazio e lavoro 3 maglie alte, 1, 2 e 3. E lavoro sempre senza catenella. Quindi in ogni spazio 3 maglie alte fino ad arrivare dove abbiamo messo l'altro marcapunti. Arriviamo, guardate dove abbiamo il marcapunti e anche qui lavoriamo una sola maglia alta. 3 catenelle, 1, 2 e 3 e giriamo il lavoro. E andiamo subito, guardate, quindi qui ho lavorato le mie 3 catenelle,
subito nello spazio, quindi non entro dove ho lavorato la maglia alta, ma entro nello spazio. E di nuovo inizio a lavorare le mie 3 maglie alte. Guardate, vedete? Quindi proseguiamo lavorando 3 maglie alte in ogni spazio fino ad arrivare dall'altra parte. Arrivo, guardate, qui è dove ho iniziato con una sola maglia alta, quindi da 3 catenelle. Nello spazio precedente, filo sull'uncinetto, lavoro una sola maglia alta e praticamente qui termino la riga. Quindi nel punto precedente dove abbiamo lavorato una sola maglia, lavoriamo una sola maglia alta. Di nuovo 1, 2 e 3 catenelle, giriamo il lavoro e nello spazio lavoriamo 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Ed ecco, guardate, adesso 3 maglie alte in ogni punto fino ad arrivare dall'altra parte. Anche qui, guardate, arrivo dove ho le maglie singole, 1, 2, qui dove ho lo spazio, lavoro semplicemente una sola maglia alta, guardate, e giro il lavoro, 1, 2 e 3. Quindi vedete, questa è una maglia singola, questa è una maglia singola, lavoro anche qui una sola maglia alta in questo spazio, giriamo il nostro lavoro ed entro. Quindi mi trovo qui, vedete, non entro nello spazio ma in quello dopo e lavoro le 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 e lavoriamo in ogni spazio che segue 3 maglie alte fino ad arrivare dall'altra parte. Arrivo anche da quest'altra parte, vedete, qui ho una sola maglia alta, nello spazio precedente lavoro una maglia alta. Adesso in questo punto andiamo a mettere un punto basso e ci assicuriamo di stare dal lato del dritto. Se non è così, quindi abbiamo la cucitura magari da questa parte, ok, se siamo sulla parte del dritto, assicuratevi in questa maniera, vedete, andate a vedere dove avete la cucitura. Quindi io qui sono sulla parte del dritto, quindi vado a lavorare in tondo, quindi mi trovo così, vedete, ho messo un marcapunti, guardate bene, sono così, entro attraverso la maglia alta, lavoro 1 e 2 maglie basse, entro, guardate, sulla, mi trovo così, vedete bene, entro nello spazio, lavoro una maglia bassa sopra le maglie alte e 2 maglie basse nello spazio. E dove ho ovviamente le maglie alte, lavoro una maglia bassa. Qui ho la maglia alta e lavoro 2 maglie basse attraverso. Qui ho, guardatemi bene, qui ho lo spazio, lavoro una maglia, qui ho le maglie alte e lavoro una maglia alta su ogni maglia alta. Vedete? Quindi andiamo a definire il bordo, spazio e all'interno 2 maglie alte. Ovviamente in base al filato rendetevi conto. Qui ho la maglia alta, vedete, che ho lavorato, che è lo spazio praticamente. Attraverso qui e lavoro una sola maglia bassa. Attraverso le maglie alte, una maglia bassa su ogni maglia alta e in ogni spazio 2 maglie alte. Quindi dobbiamo proseguire in questa maniera completando l'intero giro fino al marcapunti. Arriviamo al marcapunti, lo togliamo e sulla prima maglia, maglia bassissima, tagliamo il filo, nodino di sicurezza e lo andiamo a nascondere all'interno. A questo punto vedete dove abbiamo praticamente l'apertura della manica, siccome io voglio fare
un pochino di manica. Io ho chiuso, vedete, sulla parte aperta da entrambi i lati. Quindi che cosa faccio? Abbraccio tutte e due le parti aperte, vado a chiudere con una maglia bassissima, una catenella, 2, 3, e all'interno lavoro un totale di 3 maglie alte. Senza fare nessuna catenella, filo sull'uncinetto, vado su uno spazio, vedete, subito dopo. Quindi lavoro in tondo e continuo così fin dove ho iniziato. Quando arriviamo, vedete, dove abbiamo la prima maglia alta da 3 catenelle, semplicemente entriamo all'interno, maglia bassissima, e abbiamo chiuso, vedete, il lavoro in questa maniera. Adesso qui abbiamo lo spazio 1, 2 e 3, lavoriamo le 3 catenelle che sono la prima maglia alta e al ritorno lavoreremo le altre 2 e proseguiamo lavorando solo 3 maglie alte in ogni spazio, completando l'intera riga. Arriviamo qui, 2 maglie alte, e chiudiamo sulla terza catenella e andiamo a proseguire così per un tot di righe. Ho realizzato un totale di 7 righe che sono circa 10 cm. Ovviamente voi prima di fermarvi e tagliare il filo andate a misurare, ma andrò a completare con un paio di righe di maglie basse. Ora a questo punto non ci resta che fare la stessa lavorazione dall'altra parte e il nostro cappottino è terminato.